Ricevi il tuo corpo e il tuo sangue, fa che io rivedo oggi il tuo volto. Di te ha detto il mio cuore, cercate il tuo volto. Il tuo volto io cerco, Signore, non il volto raggiante del Tabor, ma il volto desolato, dolorante, del Getsemani. Proprio nell'ultima cena tu dicevi, Maestro, ormai siamo alla fine. Ho desiderato ardentemente di celebrare questa Pasqua con voi. E poi dicesti, la mia anima è triste fino alla morte. Salvami, Signore, da quest'ora. Era il tuo volto dolorante. Quando scendesti al Getsemani, ti prostrasti per terra, sentivi che il Padre ti aveva abbandonato, quel Padre che era tutto per te, non lo sentivi vicino, eppure credevi nel Padre. Pure speravi nel Padre, pure amavi il Padre, e proprio in quell'ora delle tenebre il Padre ti era lontano. E il tuo volto era grondante di sangue, imperlato di sangue. Ti sentivi il peccatore, perché aveva portato su di te tutti i peccati degli uomini. Sentivi quasi il rifiuto del Padre. Il tuo volto è dolorante. Questo tuo volto io cerco, Signore. Fammi vedere questo tuo volto. E poi nel tradimento di Pietro, davanti a Pilato, davanti a Caifa, davanti ad Erode, sotto i flagelli degli aguzzini, quando vestito di porpora ti sputacchiavano, voglio vedere il tuo volto, Signore, questo tuo volto io cerco, Signore. E quando sulla croce, inchiodato, non avevi più fiato, guardavi desolata tua madre e la solitudine era attorno a te, tutti erano fuggiti, ti beffeggiavano, ti schernivano, scendi dalla croce, se veramente sei figlio di Dio, perché egli non viene a salvarti, sei tuo padre, perché non ti viene in soccorso, ti avevano preso per imbroglione, tu condannato, e il tuo volto era triste, grondante di sangue, il tuo volto io cerco, Signore, questo tuo volto io cerco, Signore, in questi giorni della passione. Voglio stare vicino al tuo volto, voglio rivedere il tuo volto, fa che io contempli il tuo volto questa mattina, fa che io guardi questo tuo volto
nel volto di tutti i fratelli tolleranti, in tutti gli afflitti. Io avevo fame, io avevo sete, io ero carcerato, siete venuti a visitarmi, mi avete dato da mangiare, da bere, mi avete vestito. Signore, tu vivi tuttora negli ammalati, ed è negli ammalati che voglio vedere il tuo volto, e nei poveri, nei desolati, in quelli dei quali nessuno si ricorda, dai quali tutti si scostano, e là che voglio vedere il tuo volto. Signore, in questo momento io unisco a tutti i doloranti della terra, a tutti quelli che soffrono sulla terra, nei quali sei tu a soffrire, nei quali ti continui la tua passione e morte. Il tuo volto io cerco, Signore, fa che io cerchi il tuo volto, vedi il tuo volto e ti riconosca, e mi avvicini a te, mi avvicini con la fede della Veronica, per asciugare il tuo volto. Voglio vedere il tuo volto impresso nel lenzuolo della mia anima, del mio cuore, per ricordarmi di te, per associarmi a te in questo momento di passione. Signore, fa che io dimentico il tuo volto luminoso, il tuo volto sul Tabor, e guardi il tuo volto, e nel tuo volto io vedo il volto di tutti gli uomini, rivedi il mio volto, tu che ti sei fatto simile a me, che ti sei fatto simile a tutti gli uomini, ai più poveri degli uomini, agli ultimi degli uomini. Signore, è questo tuo volto che io cerco in questo momento. Il mio volto, Signore, hai preso il volto di tutti gli assassini di questo mondo, di tutti i sofferenti di questo mondo, hai preso il mio volto, Signore, il mio volto di peccatore, il mio volto di bastonato, di flagellato, di reietto dagli uomini, il volto di tutti i mortali più abietti, sui quali si muovono tutti il capo, di tutti i rigettati, il mio volto tu hai preso, Signore, ed io nel mio volto contempli il tuo volto, nella mia desolazione contemplo la tua desolazione. Signore, fa che io partecipi, anche se in minima misura, alla tua passione e morte, alla tua desolazione. Fa che io esca dall'accampamento e ti accompagni, portando come Cireneo la croce con te fino a Calvario. Signore, ti chiedo di essere crocifisso con te, di morire con te, perché se non muoio con te
mi ripeto dagli uomini, non potrò mai risorgere. E voglio risorgere con te a vita nuova nel giorno della Pasqua, nel giorno dell'Ascensione, nel giorno della gloria. Ma consentimi, o Signore, in questo momento di associarmi a te e di rivivere te. Signore, io ho preso il tuo volto io ho preso, Signore, e di te ha detto il mio cuore, cerca il tuo volto è dentro di me. Yamaraka, Yamaraka, Kamarayanaka, Anakarayanaka, Shimo. Aminana yuranika staranikiyata tamarakindi neyana murerana yurana nyani kariyani nlanani neshere yori nimiyana ke yore shuru uscite dalle vostre case, contemplate il vostro Dio ridotto a nulla. Guardatemi, io sono il vostro Signore, sceso dal cielo per salvarvi. Io ho preso su di me le vostre sofferenze, tutti i vostri peccati, come pecora sono condotta al macello. Guardatemi, sentite il mio lamento. Nakarayani mashagadimi. Nyakirima nakati makalaya. Anayamarayenta wati. Taunakima kanakashayoro. Shumaranayin ninjirinina vayuta. Atakarakita tasti, nakayaranimo koyo, shamaranayo.